Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Vera Mattina in mia compagnia. Siamo pronti per dare le alle notizie del giorno partendo con l'attualità che riguarda i nostri territori e con una prima mezz'ora dedicata ai collegamenti con i nostri inviati dalle varie province. La prima che andiamo ad ascoltare questa mattina la nostra inviata dal Fermano Donatella Lappa. Tra poco e nella prossima primavera avremo molti dei comuni delle Marche che andranno al voto, nel fermano su 40 comuni 22 saranno pronti a votare, anzi 40 comuni, perdonatemi, saranno, andranno al, vo al voto, 22 di questi sono comuni che sono al di sotto dei 15.000 abitanti. Come sapete si sta ragionando proprio sulla questione eh, di, un, di un possibile terzo mandato per tutti quei comuni che non raggiungono i 15.000, eh, un, uno tra questi nella provincia fermana è proprio quello di Monteurano, faremo un focus proprio sulle amministrative di questo comune. Ma intanto ci colleghiamo con Donatella Lappa, buongiorno Donatella. Buongiorno Daniela, ti sento poco, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, come hai detto tu, appunto nel Fermano, nella provincia di Fermo, sono 40 i comuni in totale e di questi 40 22 saranno chiamati al voto tra mh, circa tre mesi e mezzo. Per quanto riguarda le dimensioni, non sono coinvolti in questa tornata elettorale, che ci sarà i comuni più grandi, più popolosi della provincia, a cominciare dal capoluogo ma sono tanti che dalla montagna al mare dovranno rinnovare il Consiglio Comunale e il primo cittadino. E, mh, una partita molto importante è quella che si giocherà ad Amandola, dove il sindaco Adolfo Marinangeli non ha ancora sciolto le riserve sul suo, eh, sul suo eventuale terzo mandato, quindi su una sua eventuale discesa in campo. L'attenzione su Amandola è importante ed è alta perché come... Eh, sappiamo, si sta per aprire il nuovo ospedale, quello che è stato riedificato, ricostruito dopo il sisma del 2016 che ha praticamente distrutto il nosocomio precedente. Un punto focale importante nel cuore dei Sibillini amandola con tante potenzialità e che quindi eh, merita diciamo, tutta l'attenzione del territorio ma anche Marchigiana per quello che accadrà alla guida della città. Secondo alcuni rumors potrebbero ripresentarsi figure che hanno già guidato Amandola precedentemente, ma diciamo che, eh, come hai anticipato tu, il fatto che non ci siano più limiti per i piccoli comuni alla ricandidatura del sindaco, quindi ci sono delle opportunità illimitate. Fa pensare che il sindaco Marinangeli, che ha già fatto parte anche della giunta provinciale quando venne istituita la provincia di Fermo, possa ripresentarsi alla guida della sua città, che eh, ha sempre insomma ehm, amato molto e per la quale si è sempre molto battuto in tutti gli ambiti, non ultimo quello del nuovo ospedale, appunto. Eh, in base a questa nuova direttiva, per quanto concerne le ricandidature, eh, ricordiamo che. Fino a 15.000 abitanti c'è la possibilità per il primo cittadino di ripresentarsi una terza volta. Questo fatto rappresenta una partita molto importante all'interno dell'Anci, all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che vede una, uno schieramento trasversale in questo senso, non di colore politico. Che vorrebbe che questo limite ehm, dei, del secondo mandato venisse anche abbattuto per quanto concerne i comuni più grandi, anche eh, oltre 700 sono i comuni delle grandi città italiane. Adesso questa discussione all'interno dell'Anci troverà, insomma. Eh, la sua strada anche per quanto concerne quello che vorrà fare eh, il Parlamento che farà il governo in tal senso. Eh, per il momento insomma si va ad elezioni con questa nuova regola. Candidature illimitate per i piccoli comuni fino al terzo mandato per i comuni fino a 15.000 abitanti. Abbiamo tante eh, riconferme, probabili riconferme all'interno di questi 22 comuni. Abbiamo già nominato, hai già nominato Tumonte Urano. E ho parlato di Amandola. Ce ne saranno alcune che vanno direttamente al secondo mandato, come per quanto riguarda Alberto Antoniozzi del comune di Grottazzolina, c'è cioè Pietro Cesetti per Magliano di Tenna. Ma ci sono anche i comuni della montagna che hanno sempre avuto molta attenzione anche dopo il sisma per quanto concerne la ricostruzione, dove a Smerillo, ad esempio, il sindaco Vallesi potrebbe cedere il passo al suo vice Severini. Eh, per quanto concerne altre situazioni, Campofilone va verso una riconferma quasi certa e, e ci sono da vedere invece altre partite, perché, per esempio, Gaetano Massucci. <coughs> A Monte Giberto non è detto, a Monte eh, Vidon combatte, dice di voler fare un passo da una parte e lasciare la strada a qualchedun altro, ma ancora non ci sono certezze su chi potrebbe succedergli. Ricordiamo che Gaetano Massucci, per esempio, è una figura eh, politica di spicco sul panorama della provincia di Fermo già da parecchio tempo, è stato anche lui eh, membro della provincia che allora venne guidata da Fabrizio Cesetti, era il suo vice presidente e quindi è un'altra delle figure attenzionate al di là dell'importanza del comune. Abbiamo eh, poi, per esempio, il sindaco Bascioni a Belmonte che dovrebbe eh, tornare. Uh, dovrebbe rimanere ad occupare la poltrona che occupa il sindaco Bascioni. È stato alla guida del sistema turistico locale di Marca Fermana e quindi anche lui una figura abbastanza, diciamo così, d'unione nel territorio. Al momento, invece, il presidente del sistema turistico locale di Marca Fermana è il sindaco di Petritoli. E quindi, Stiamo a vedere che cosa succederà sul territorio. Eh, ancora molti giochi, per così dire, sono da farsi. Uno invece ha già preso il via. Come accennavi tu a Monte Urano, che dei 22 comuni che andranno al voto è il più grande per popolazione, un centro calzatoriero importante di spicco da sempre, anche nel panorama nazionale ed internazionale, che chiaramente da un punto di vista della produttività calzaturiera, ha conosciuto indubbiamente momenti migliori perché la crisi morde già da qualche anno, ma continua ad essere una pedina importante sullo scacchiere eh, provinciale. Il sindaco attuale al secondo mandato è Moira Canigola, già presidente della provincia di Fermo, quindi è stato l'ultimo presidente prima di Michele Ortensi che oggi guida la provincia di Fermo. Si ehm, ipotizza per quanto riguarda lo schieramento di centrosinistra una riconferma di Moira Canigola, ma anche qui eh, ci sono alcuni dubbi in proposito. Infatti si sta parlando sempre più insistentemente dell'ex sindaco di Francesco Giacinti, ehm, sindaco della quale giunta faceva proprio parte Moira Canigola che poi gli è succeduta. Si penserebbe, eh, o perlomeno ci sono alcune voci che fanno pensare che voglia ridiscendere in campo Francesco Giacinti al momento politicamente fermo. Ricordiamo che nell'assetto della regione precedente a questo era uno dei consiglieri regionali per il territorio fermano Francesco Giacinti. Intanto si è fatto avanti eh, un'altra un persona che è Claudio Moretti che proprio sabato ha presentato una sua lista civica e all'interno della sua lista uno dei eh, sostenitori, ma anche degli appartenenti, è eh, Massimo Brasili, ehm, assessore della giunta di Moira Canigola. A questo punto, il primo atto di questa campagna elettorale, possiamo definirlo questo, perché una volta che eh, l'assessore Brasili si è schierato con Moretti, quindi diciamo così, in Uh, in una contrapposizione seppur uh, civica con quello che è il governo della città di centrosinistra ormai da 70 anni, il sindaco Moira Canigola ha ritirato le deleghe all'assessore Brasili che deteneva quelle dell'urbanistica e dello sport e ha rimesso il suo mandato al momento le deleghe che erano dell'assessore Brasili sono passate al, al sindaco stesso, a Moira Canigola, in attesa di riattribuire queste deleghe. Quello che il sindaco ha fatto sapere, naturalmente, è che questo eh, momentaneo cambiamento non inficerà minimamente l'azione amministrativa che continua a seguire il suo corso. Quindi, per quanto concerne... Eh, l'andamento del comune di Monteurano, il sindaco va avanti con gli impegni presi e con quelli che sono, che sono proprio gli obiettivi programmatici. Intanto, per quanto riguarda Brasili, si è schierato con Moretti e noi siamo andati anche a sentire che cosa ne pensano i cittadini, perché poi mh, è, stata una, è stato un evento abbastanza repentino che è accaduto nello scorso fine settimana. Quindi, come sentirete dal servizio che stiamo per farvi ascoltare, molti non erano neanche a conoscenza di questo passaggio dell'assessore Brasili con Claudio Moretti, candidato sindaco, e quindi neanche del fatto che eh, l'attuale sindaco Moira Canigola avesse rimesso, insomma avesse ritirato le sue deleghe. Ma andiamo ad ascoltare i cittadini di Monteurano. A tre mesi e mezzo dalle amministrative di questo 2024 sono 22 i comuni su 40 della provincia Francesco, di Fermo chiamati a non sentire l'audio. Il più grande è Monteurano in cui il 17 febbraio si è già presentata una prima lista, patto civico per Monteurano con candidato sindaco Claudio Moretti, già assessore di Francesco Giacinti. Con lui si è schierato Massimo Brasili, assessore all'urbanistica, all'ambiente e allo sport dell'attuale giunta di Moira Canigola, che ieri ha provveduto a revocargli le deleghe. Presto ci saranno le nuove amministrative, già si sono delineate alcune situazioni come la deposizione dell'assessore Brasili. Lei che pensa? Eh, Guardi, lo leggevo proprio stamattina eh, sul telefonino questa notizia, non ne sapevo niente, sono rimasta un po' sorpresa, però è normale, va bene così. È Il gioco delle parti. Esatto, è <ride> l'avvicendarsi delle persone. Ognuno prende le proprie decisioni. Per il momento, non, in mente, non c'è niente. Perché le elezioni quindi quando ne fanno i risultati non sono ottimi. Quindi si presentano sempre le stesse persone e non portano a termine eh, quello che dobbiamo fare per il paese. Perché sinceramente non mi interesso di politica. Io ho una mia idea. E non la posso dire, per me. <ride> Però in questo momento ci sono tante cose in atto, insomma, diciamo, qui in paese. Guardi, non lo so, sinceramente. Ho saputo che c'è stato qualcosa con un assessore, ma niente di che, perché proprio non, eh... cioè, non mi interessa in questo momento. Il sindaco ora in capo le deleghe appartenute a Brasilia, in attesa di reintegrare nei prossimi giorni la giunta, ha ribadito il suo impegno a garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa. Le elezioni sono alle porte per quanto riguarda il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Lei che pensa? Io penso, io spero che saranno riconfermati. E di quello che sta accadendo, dell'assessore a cui sono state tolte le deleghe? Non, non conoscevo l'accaduto. Non conosco l'accaduto. Quello che è successo non ne ho idea. Lei si augura che si ripresenti il sindaco Canigola? Benvenga Canigola di nuovo. Mentre alcune voci darebbero come possibile una nuova discesa in campo del già sindaco Francesco Giacinti, c'è chi si augura che la città da sempre governata dal centro-sinistra cambi colore politico. E siccome più di 70 anni che vince il centro-sinistra, provando il centro-destra non sarebbe male. Ecco, allora abbiamo ascoltato alcuni dei cittadini di Monteorano. Va detto che molti sono stati resti a parlare di politica. C'è sicuramente una diffusa, come abbiamo potuto anche constatare a livelli più alti, a livello nazionale, eh, una diffusa tendenza a a disaffezionarsi alla politica, a partecipare proprio, poco alla politica, insomma attivamente esercitando il proprio diritto di voto e quindi stiamo a vedere insomma che cosa, che cosa accadrà a Monteurano. gli ultimi Intanto... due cittadini, l'uno propende per la riconferma, l'altro invece dopo 70 anni insomma, di governo di centrosinistra, auspicherebbe un cambiamento amministrativo Donatella, a Monteurano. So Saremo sicuramente senta, attenti Donatella. ad osservare quello che accadrà a Monteurano, ma anche negli altri 21 comuni della provincia di Fermo. E non mi sente dire Donatella? Che, e insomma, proviamo un attimo a ripristinare il, il nostro audio con la collega è che eh, è in diretta da Monturano, ecco avevamo dei problemi di audio non riuscivamo a riprendere, io vorrei ringraziare Donatella Lappa che ci ha fatto veramente, eh, ci ha illustrato quella che è la situazione di tutta la provincia fermana, mi correggo prima avevo detto 40 comuni al voto, no sono i 40 comuni fermani, 22 di questi andranno al voto e già c'è bagar, poi mano a mano parleremo anche delle altre province della regione, però mi, mi sembra che la situazione è già frezzantina di suo. E da, prima di passare al prossimo collegamento abbiamo già la nostra Teodora Stefanelli con importanti novità sul caso del ragazzino che si è buttato dal terzo piano del liceo Savoglia di Ancona, volevo fare una comunicazione innanzitutto dare delle, degli aggiornamenti sulle condizioni di salute del sindaco di Matelica Massimo Baldini che sono, rimangono ancora stazionarie per cui eh, non dalle ultime notizie prese ieri sera dal vice il sindaco eh, mi ha proprio comunicato personalmente non ci sono novità, il sindaco mh, è ancora in prognosi riservata. Come è in prognosi riservata, dopo che ieri è arrivato il comunicato stampa da parte del comune di Macerata, in concordato con la famiglia Iommi, l'assessore al comune, Silvano Iommi, ha avuto un malore ed è stato portato presso l'ospedale. Anche lui quindi in prognosi riservata. Noi ci auguriamo e facciamo veramente un grande augurio al sindaco e all'assessore e alle loro famiglie. Eh, insomma, per una pronta guarigione speriamo che tutto vada per il meglio era giusto una comunicazione doverosa da parte nostra Lì ci stringiamo davvero con il pensiero intorno alle famiglie Rì, invece, torniamo sui territori andiamo da Ancona ad Ancona da Teodoro Stefanelli vi anticipavo che insomma ci sono degli aggiornamenti sul caso dello studente ehm, che ha tentato il suicidio buttandosi dal terzo piano del liceo eh, Savoia di Ancona ci sono agli atti non risultano al momento degli indagati, però eh, praticamente l'ipotesi di istigazione al suicidio, dopo aver ascoltato molti testimoni tra eh, studenti, tra alunni e, e persone che, erano, ehm, che potevano aver visto le dinamiche dell'incidente, insomma, la Procura sta comunque ancora indagando. Ma eh, proprio sono di oggi altre novità, quindi ci colleghiamo con Teodora. Buongiorno Teodora. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, eh, ci sono indicativamente due novità. La prima è che la professoressa che era esentata... Per una settimana dal liceo Savoia, dalle, dalle lezioni è tornata in classe dai suoi alunni. Non nella classe eh, dove il ragazzo purtroppo ha fatto il tragico volo, ma in tutte le altre classi dove insegna. Quindi insomma, eh, piano piano la eh, professoressa sta cercando ri, di ritornare a una sua normalità. Chiaramente sarà stata eh, sarà accompagnata da uno psicologo in eh, tutte le sue fasi. Non è un momento sicuramente facile, neanche per lei. Eh, il il ragazzo invece eh, sta migliorando, è stato portato, lo abbiamo saputo, al Salesi questa mattina all'ospedale pediatrico, quindi eh, si trova lì, eh, si troverà lì, ne avrà per circa un mesetto ancora, quindi insomma eh, le fratture sono purtroppo importanti, ma ci vorrà del tempo, ma soprattutto ci vorrà del tempo per riprendersi psicologicamente, per capire eh, che cosa abbia mosso diciamo, questo gesto, sappiamo sicuramente che quel 2 è stato annunciato, non è stato segnato effettivamente, sul registro ma è stato annunciato dalla professoressa sicuramente è soltanto la punta dell'iceberg l'abbiamo sentito anche dalla psicologa del 118 che eh, si è messa subito in moto perché eh, passava lì per, per caso diciamo presso la scuola eh, sicuramente ha accompagnato i ragazzi e cercato di capire quali erano eh, le cause scatenanti di questa situazione sicuramente i ragazzi sono eh, sotto shock e soprattutto si sentono sotto pressione questo è un po' quello che è emerso dai, dai colloqui con la psicologa. Poi c'è un'altra novità, la novità che la eh, procura per i minorenni ha aperto una seconda, un secondo filone di indagine come atto dovuto per accertare le condizioni in cui si trova il ragazzo in famiglia. Sicuramente non, eh, non è una situazione, eh, diciamo, eh, attenzionabile, non c'è niente di particolare in casa. Questo quel, è quello che emerge, però, siamo, eh, diciamo, in un momento in cui è dovuto eh, fare questo. questo Genere di indagine. Dall'altra parte la procura eh, ordinaria della, di Ancona con il PM Laurino sta lavorando per cercare di eh, capire cosa sia successo, aprendo un fascicolo, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Quindi accuse pesantissime in questo caso, eh, di cui ci si dovrà naturalmente accertare: i carabinieri dovranno fare tutte le opportune indagini che stanno già svolgendo chiaramente da quel tragico sabato mattina, Daniela. Eh, una vicenda che colpisce da vicino davvero tutti quanti cioè, e ha lasciato tutti sotto shock, non solo eh, sicuramente eh, la città di Ancona, eh, i ragazzi della scuola che hanno eh, tutti vissuto con eh, grande dolore questo, questo episodio. In tanti insomma le testimonianze ci dicono che piangevano eh, in quella mattinata. Eh, io direi di andare a vedere il tuo servizio, ma nel frattempo ti ringrazio e ti saluto, buon lavoro per questa mattinata intensa come al solito. Grazie, Grazie a, voi. a voi. I giorni d'assenza a scuola per la vacanza con i genitori, poi il rientro in classe senza i compiti di geometria e quel votaccio annunciato dalla prof alla terza ora. Un 2. L'umiliazione è troppo grande per lui ed è così che si manifesta quel terribile gesto estremo. Il 14enne del Savoia, ben in casa sabato mattina ha fatto un volo di 10 metri. È vivo per miracolo la cosa non poteva passare inosservata alla procura di Ancona che ora ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio senza indagati, tutto è ancora da verificare al vaglio dei carabinieri c'è il biglietto lasciato dal giovane sul banco e le testimonianze raccolte in classe, a confermare il votaccio annunciato ci sarebbero le decine di alunni e poi c'è la psicologa esperta di emergenze Giorgia Cannizzaro che in quei tragici momenti stava passando per il liceo casualmente la maggior parte dei ragazzi era sotto eh, sotto shock, eh, che insomma mh, eh, emozioni contrastanti e eh, di difficile elaborazione per loro. Nel senso che facevano fatica a, diciamo, ad esprimere, a raccontare a parole eh, quello che provavo. Alcuni ragazzi erano eh, in preda al panico, non, non potevano spiegarsi come mai eh, fosse accaduta una cosa del genere. Alcuni provavano rabbia per quello che loro definiscono, generi genericamente parlando, eh, un accanimento un po' dello schema valutativo, no? del. Della pressione scolastica. Mi ha colpito insomma, un ragazzo che eh, parlava del, dell'ansia e raccontava come eh, eh, insomma, a scuola si va per imparare e non per vivere eh, costantemente uno stato d'ansia. Sono tante le domande che sorgono alla luce dei fatti. In primis, se il 2, anche solo annunciato, sia utile ad un ragazzo che va in prima liceo sono diciamo, più mortificanti che eh, eh, costruttivi, cioè io penso che un'insufficienza dovrebbe essere un segnale per che, che spinge in avanti, eh, non eh, una mortificazione che paralizza. Credo che un voto o addirittura un voto che come dire, è impossibile da recuperare, forse è meglio tradurre quel voto in un momento di ascolto, no? cercare di capire che cosa c'è che non va e cercare di dare uno spazio. Ecco, certamente a mio avviso eh, la mortificazione non è mai costruttiva. Eccoci, eh, rientriamo in studio. Abbiamo subito già Ciro Montanari collegato. Volevo solo chiudere il momento precedente. Insomma, eh, un voto eh, non deve essere mortificante, ma a volte l'insufficienza è eh, naturalmente necessaria anche eh, nella fase di crescita, importantissima per tutti noi, lo è stata sicuramente. Eh, ma eh, deve essere un'insufficienza che si proietta verso anche un ascolto. Questo eh, è veramente una sottolineazione che teneva a fare perché la psicologa ha giustamente espresso un pensiero che ovviamente è condivisibile e sarebbe auspicabile. Bene, vedendo Ciro Montanari ci eh, dirigiamo da Ancona verso Senigallia, rimaniamo in provincia, la battaglia degli agricoltori prosegue, sono stati a Roma, ma il loro tantam non si fermano, è un tantam eh, ovviamente organizzato, pianificato e pacifico, lo ricordiamo. Perché, non, mentre magari su Roma ovviamente i problemi al traffico si fanno sentire, ma perché ce li hanno già a monte, diciamo che da noi invece è una protesta organizzata e non diciamo problematica. Ciro, sono arrivati a Senigallia, ma ci sono delle importanti novità su questa protesta? Sì, buongiorno Daniela, grazie a te, grazie a tutti i telespettatori. Sono arrivati ieri a Senigallia, erano una cinquantina, hanno invaso la città, hanno girato. Certo, qualche certo, problema organizzazione lo hanno creato, ma d'altra parte, insomma, se questa era la protesta in qualche maniera bisognava farsi sentire, hanno cercato ancora una volta di fare sentire le loro ragioni. Poi magari adesso eh, ti spiego velocemente che cosa chiedono agli amministratori, ma soprattutto hanno annunciato la grande protesta che eh, ci sarà sabato sempre a Senigallia, eh, grande protesta perché questa volta sarà eclatante dal punto di vista comunicativo e visivo, perché i trattori per la prima volta nella storia arriveranno nel piazzale della rotonda Mare, quindi per dare un segnale importante di visibilità non soltanto nella città di Senigallia ma praticamente in tutte le Marche, perché insomma la Rotonda Mare è un simbolo per l'intera regione, quindi portare i trattori, il massimo dei trattori che possono sostare nelle piazzale della Libertà della Rotonda Mare è già qualcosa di veramente calcante, di veramente importante. Ne potranno sostare lì al massimo una ventina, perché poi di più logisticamente non ce ne staranno, però ne arriveranno molti, ma molti di più arriveranno da tutta la provincia di Ancona, dalla zona della Vallesina, dalla zona di Arcevia e, e con un presidio anche proveniente dal Pesarese, questa volta ci saranno anche i viticoltori a dare manforte agli agricoltori marchigiani che sabato faranno questa ennesima eh, grande protesta eh, nelle marche, soprattutto concentrata in un simbolo eh, della regione. Che cosa chiedono? Chiedono tante cose importanti, ma soprattutto chiedono di essere tutelati dai loro sindacati che a loro avviso non li proteggono, non li tengono nella giusta considerazione. Addirittura qualcuno eh, osa eh, dire sono diventati troppo burocrati nei nostri eh, riguardi. Perché? Perché c'è? una direttiva europea nei riguardi degli agricoltori che è un po' esageratamente stringente a loro avviso perché li penalizza andando a creare una cultura eccessivamente ambientalista questo significa che poi per la loro produzione ci sono degli ostacoli molto elevati che non gli permettono di poter andare avanti le loro attività oltretutto ci sono le concorrenze di altri paesi che non hanno queste norme stringenti che eh, portano per, per forza di cose a una sorta di concorrenza sleale e questo eh, gli agricoltori eh, marchigiani e italiani in genere eh, non ci stanno e vogliono ribadire le loro ragioni come vogliono soprattutto sottolineare eh, che il regime fiscale al quale sono sottoposti non è adeguato alle loro condizioni perché eh, sono una delle rarissime categorie che eh, rischiano veramente di lavorare per andare in rimessa questo in estrema sintesi tutto quello che è accaduto nella manifestazione di ieri, pre-manifestazione in attesa del grande evento di sabato, quando i trattori, per l'appunto, ti ho detto, eh, andranno alla Rotonda Mare di Senegal e poi giungeranno in centro per un presidio per raccontare alla gente e agli amministratori che saranno presenti quali sono le ragioni della loro protesta. Ecco. Ciro, eh, infatti il punto della situazione eh, che ho visto che nel tuo servizio di ieri, che non riproponiamo, adesso siamo un po' stretti con i tempi, eh, hai, hai intervistato diversi agricoltori, tra i quali Elisa Fulgenzi, che è stata un po' il simbolo, la prima che abbiamo eh, coinvolto da, già dalle prime battute, dalla prima mh, anche riunione dei trattori Civita, degli agricoltori a Civitanova Marche, e, mh, quella che ha messo un po' in rete tutto il tantam marchigiano. Però dopo, eh, la puntata a Roma, cioè dopo essere stati a Roma, in realtà non si sono ancora portati dietro delle risposte eh, concrete. Insomma. Non so se ti hanno dato aggiornamenti. Comunque i prossimi giorni cercheremo di avere di sentire la loro voce. Eh no, allora, aggiornamenti eh, a riguardo ci sono, ma sono proposte eh, che eh, non sono soddisfacenti nei loro riguardi riguardano il regime fiscale che ancora eh, secondo gli agricoltori non li tutela da un punto di vista che possa permettere loro di eh, guadagnare, di guadagnare per lavorare, cioè loro vogliono semplicemente lavorare, dice, noi vogliamo lavorare eh, senza avere una serie di norme stringenti che ci permettono di non campare, di non avere un reddito eh, minimo necessario per poter andare avanti, ma poi insomma, come tu dicevi, loro fanno una protesta davvero molto pacifica perché al termine di ogni manifestazione si organizzano per far sentire i prodotti della loro gastronomia, della loro cucina, cucinando alla griglia e quindi invitando tutta la gente per far capire, insomma noi siamo gentili, disponibili, accoglienti con tutti quanti, vi offriamo anche i nostri prodotti, però in qualche maniera fateci lavorare, questa è l'estrema sintesi. Grazie a Ciro Montanari per il collegamento, grazie ancora e buon lavoro per questa mattinata. Eh sì, grazie a te. Infatti fanno sentire la propria voce, soprattutto terminano alcune volte anche con l'assaggio dei prodotti tipici. Ma perché l'idea è fateci lavorare? Abbiamo dei prodotti a chilometro zero, abbiamo prodotti genuini. Quindi, mh, cerchiamo di insomma, farvi mostrare quello che potete venire a comprare anche direttamente nelle varie aziende. Insomma, cercano di poter avere un modo di lavorare, un metodo che gli permetta di guadagnare un po' contro invece perché stremati appunto dalle restrizioni mentre invece in altri paesi europei queste restrizioni non ci sono e quindi c'è sicuramente una sovrapposizione. Noi ci fermiamo solo per qualche istante, tra poco ospiti con noi in studio e quindi rimanete con noi incollati a vera mattina.